Eccolo. Lagga. Perché laghi? È un creeper quello, cacchio. Non è questo il posto, ragazzi. Questo è un posto nuovo. No, 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 no! Guarda quella cascata di lava! Quella di casa mia! Penso di riconoscerla. Aspetta, è una cosa molto intrigante. Eccola lì! Quella lì l'ho messa io da casa mia. Quella deve essere casa mia. Da qualche parte lì. Ok. Quindi alla fine abbiamo fatto tutte e due le grotte in un colpo solo. Oddio, c'è lo zombie. Allora, che posso fare? Mamma mia, quante cascate d'acqua! Mi ha incastrato questo zombie, poverino. Ok. In mezzo alle cascate. Ok, vedo il ferro. Che altezza siamo? 17! Buono, 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 buono. Purtroppo l'acqua me la sono portata via, in effetti. Cioè, non ce l'ho più là. No! Posso averla! Posso averla! C'è qualche fonte, dai! Qualche fonte. È la fonte questa, lo so. Non è mica la fonte. Fonte? Fonte d'acqua? Eccola. Sì, perfetto. Perfetto. Siamo anche saliti un po' qua. Qui? Perché è illuminato? Ah, la posso di prima, ok. Illuminata con film. No, vabbè. Allora, altri funghi molto buoni. Cioè, quelli un po' più rari. Credo! Mamma mia! Ho sbagliato. Vabbè, non importa, non importa. C'è solo niente, c'è solo niente. Allora, quanta lava c'è, porca miseria. Tanta lava, veramente. So fare le cose tattiche qua. So neanche io cosa fare. Non sono un pro player. Allora, vediamo. Lì c'è la fonte. Potrei fare. Ridammela l'acqua, perfetto. Ok, perfetto. Oro. Oro in tutti i sensi, allora. Perfetto. Direi anche che siamo a una certa altezza, insomma, siamo messi abbastanza bene. Dai, il diamante ci serve tantissimo. No, piccone di ferro. Oh, anche un bel po'. Bene, 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 bene. Così possiamo fare altre rotaie, ma dato che vi ho detto che c'è il coso infinito per le rotaie, anche se mi servirebbe il diamante per andare nel Nether, comunque l'oro ci può servire casomai per la bussola, anche come diciamo arredo, ecco, è molto molto figo l'oro. Io a sto punto uso il piccone di ferro così vado più veloce. Anche più longevo per quello, piccone di ferro. Tanto tutto il ferro che sto prendendo, insomma. Allora, io vorrei raggiungere quella fonte. Altissima, purissima, qua, guarda un po'. No, non posso spaccare lì perché sennò sono un cretino. Però devo raggiungere quella fonte in qualche modo per tappare tutta la lava. Quindi cerchiamo di fare. Non dico i pro player, però almeno il non deficiente player, ecco. Che dove si va? Secondo di fare un collegamento. Perfetto, perfetto, non c'è niente, perfetto. Allora ci prendiamo tutto il ferro di questa parte qua. Stiamo colonizzando tutta la miniera, fantastico ragazzi, sono contentissimo. Stiamo togliendo tutto il ferro, stiamo trovando tutto, perfetto. C'era altro però, mi sa. Vabbè, no, non c'era. Quindi, addio. Ok, piano piano dobbiamo andarsene questa lava qua. Ok, perfetto. Ah, una cosa volevo dirvi, non so se la sapevate, però io ho fatto, l'ho provata, diciamo. Ho provato a fare un tipo una, un'arcobaluchetta,
La cosa infinita di lava, come l'acqua, però non si può per la lava. Cioè, lo sapevate sicuramente voi, però sarebbe stato molto figo. Beh, se ne va qui. Metterei anch'io dell'acqua aggiuntiva in modo tale da creare della cobblestone. Invece di far spegnere la lava da sola, diciamo. Oh, grande. È rimasta l'acqua fino al momento in cui sono sceso. Perfetto. Qui mi metto delle torce perché adesso non c'è più lava, giustamente, quindi non si vede più. Ugaz. Ok. Torcia anche lì. Torcia anche qui. Oh. Perfetto. No, no. Mamma mia. Avete visto come si affacciava? Bisogna sempre stare attenti in alto. Come quei serpenti nelle foreste. Sempre guardare in alto negli alberi. Mamma mia. Oh. Vabbè, oro comunque, bene. Oro in tutti i sensi, ripeto. Oro bei. Ok. Prendiamo tutto il ferro. Una buonissima missione fino, ragazzi. Anche l'oro abbiamo preso. Che ci può servire tantissimo, cioè a me l'oro piace tantissimo. Cioè fare tipo una scritta in oro, immaginate, però ce ne sarebbe molto altro ovviamente, però tanto cominciamo a sperare. Poi quando andiamo nel Nether comunque ci saranno i pigmei con le golden nuggets che ci faranno fare i lingotti, quindi mamma mia. Ok, io ho visto qualcuno. No, esploso. Non ho fatto niente però, è stata un'esplosione leggera. Solo io penso questo, no, vero? No, ne vengono troppi da sopra, poi vengono i creeper lì e mi fanno le peggio sorprese. Oddio, c'è anche lo scheletro. Porca miseria. No! Ho sbagliato. Vabbè, non fanno molti creeper però, sbaglio. Cioè, non è che tolgono tantissimo. Meglio, cioè, non mi sto lamentando, che sia chiaro. Io ho troppa paura, ragazzi, di sopra qua. Nella parte sopra, ho troppa paura. Comunque, dicevamo, dato che qui c'era la lava, è più probabile che ci sia il diamante, mi dicete sempre. Oddio, mi dite sempre, scusate. Quindi, prima a scavare sotto se c'è ancora lava, non credo. E vediamo se magari c'è del diamante qua sotto. Cioè, io ci spero sempre, ragazzi, che devo dire. Scavo proprio qualche altro blocco. C'è nessuno, vero? Molto difficile. 11. Deve essere l'altezza anche, diciamo, giusta. Redstone. Redstone ci serve. We need redstone. Non scavate mai sopra di voi, ho sbagliato io adesso. Oddio, ho finito già l'inventario. Mi mangio questo manzo crudo. E metto le torce insieme, ok. Mangiamoci il manzo crudo, speriamo di avvelenarci. Perfetto, ok. E quindi, vediamo un po'. Ok, altro oro. Comunque, segno che qui qualcosa si trova sicuramente. Ma gente farci tipo tutto sto oro delle scritte. Beh, a parte che non riusciamo neanche a farci un blocco con il poco oro che abbiamo, però dico, sarebbe figo, sarebbe figo. Ok, rimettiamoci qui torce. Mi fanno le sorprese, no? Speriamo. Terra. E voi sapete che della terra non mi fido per niente. Del tizio siamo, aspetta che non re. 8. Va bene, va bene.
può trovare roba anche qua. Questa altezza. Redstone. Sì, però ecco, io sto cercando qualcosina d'altro. Mamma mia. And that's the reason why you don't have to scavate in this. Oh, sono stupido, bro. Quanta lava c'è? E lava porta diamanti. Sì o no, ragazzi? Mi ricorderò di questa pietra rossa. Non dovete farmi questi scherzi. Cosa sono sti rumori? Ok, qui tappo. Ok, ho sentito che si bruciava tutto. Ok. Non penso sia l'unica cosa, C'è un bel po' di lava qui, ragazzi. E come faccio a scavare tutto qua io? Non importa se il carbone si perde. No! No, 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 no. Porca miseria, che spavento, che paura, sto per dire. Corno si spaura. Vabbè, cioè, a questa altezza la lava. Cos'era? Oddio, sembra mi è rimasto in faccia. Oddio. Guardate là, c'è là la fonte. No! 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 Ho sbagliato tasto, ho droppato il secchio d'acqua. Ma non ci voglio credere. Quanto sono cretino. Ma porca miseria, no? Ste fail. Ah. Non l'avete visto anche voi? Ce l'ho messa e non ce l'ho più. Dov'è? Ah, eccola. Ok, scusate. Vabbè. E quindi lo faccio, perché non posso andare avanti così da solo, senza niente. Più che puoi, insomma, ecco. C'era qui la redstone, se non sbaglio. Tanto scavo da qui, vedere se c'è lava anche qua. Sì che c'è. No, ma perché sbaglio tasto? Sarebbe lì, vero? Sì. Ok. In teoria ho sistemato un po', vero? Sì. Qua però c'è comunque la lava. La lava. Oh, oddio, che veloce. Via.